iniziata la gara e l'Erika che apre per noi. Erika ha realizzato il record italiano della distanza. Il record italiano assoluto in 41,9 mi pare. E lei che è ancora atleta delle categorie giovanili, e io credo che le nostre si possano giocare la medaglia di bronzo contando anche sul fattore emotivo e la freschezza. Contrariamente ai maschietti che invece hanno dalla sua l'esperienza, loro credo che possano invece dare sempre quel corso, sono in costante fase di miglioramento e con molto entusiasmo. Io credo e punto e vorrei proprio che ci regalassero una bella medaglia. Ecco il primo cambio, l'Ucraina avanti, Russia e Ungheria appaiate e poi ci siamo noi insieme alla Grecia. Cambiano, andiamo a vedere il tempo, 42,14, vicino al suo limite, si è un po' persa, parlavamo proprio prima delle onde, si è un po' persa nel finale nelle onde. Sì, ma un decimo da suo migliore, una bella prova, poi nell'ultimo giorno di gare e poi soprattutto non ha preso di stanco dalla campionessa europea in carica all'atleta ungherese. La Benedetta è partita molto forte, siamo lì per il quarto posto in questo momento, forza dai. Ed eccole quindi al secondo cambio, si avvicinano, l'Ucraina è sempre in testa, l'Ucraina è in testa alla Russia, potrebbe esserci una sorpresa, ma l'avevamo detto, sono arrivate molto in forma le atlete dell'Ucraina a questo campionato, cambiano ancora in testa, 1.19.57, 1.20.65 per le russe, 1.22.13 e poi cambiamo noi, 1.23.97, ora è in acqua la Marcarelli che è partita fortissima, ma mi pare di sì Tonelli. Sì, mi pare di capire che stiamo riprendendo un pochino di metri, stiamo ruotando sull'onda e come diceva Andrea questa è una condizione favorevole per l'atleta che si trova in spinta perché la pinna è sempre in presa e avanza molto più velocemente. Di sicuro a questo punto della gara il podio ce lo giochiamo, ora siamo un po' attardati, forza anche un quarto posto lottiamo, ma abbiamo la più esperta in ultima frazione, dai Silvia forza! Cambiato, che gara per loro, 2.00.72, 2.01.41 per la rossa, 2.04.44 per l'Ungheria, 2.06.20 per noi ed è partita la Baroncini Silvia che è sull'onda positiva e ci giochiamo fino alla fine. Siamo nettamente quarte, tra l'altro la Grecia che doveva essere la nostra avversaria è molto indietro. Sì sì, una bellissima staffetta, adesso forse il podio ci sfuggerà per poco, speriamo di no. Anche se i metri di margine ce li ha, vediamo una grande rimonta della Russia. Sì, si lottano loro all'ultimo metro. Entriamo in cronaca diretta: Russia-Ucraina, punta a punta. Ma alla fine ce la fanno loro, la Russia. Record del mondo, record europeo. Scusate, 2.40.19, 2.40.50, 2.44.72 per l'Ungheria e 2.47.53. Record italiano. Per l'Italia, 2.47.53, la media di 41,9, penso che calcolando che il record assoluto è 41,9, beh più di così non potevamo fare. Il record assoluto è 41,9 e soprattutto diciamo che tre quarti della staffetta è composta da elementi delle giovanili, quindi comunque un settore che è in crescita e che per il futuro credo ci farà ben sperare nei prossimi anni.